ma la presenza del countdown, cioè dei 1000 giorni che mancano, della verificabilità dei risultati, è a mio giudizio la grande rivoluzione nella politica italiana. Mi spiego meglio. Nel momento in cui sei accusato di annuncite, malattia tipica di una parte del ceto politico, nel momento in cui sei accusato di annuncite, noi rispondiamo con l'elenco di una data alla quale siamo evidentemente autocostretti. Ci sono 1000 giorni da qui alla fine di maggio del 2017, in questi 1000 giorni le proposte che abbiamo fatto sono le proposte che vedranno una concretizzazione o meno. Si dirà, ma sono le stesse proposte di cui si parla da anni, una giustizia civile che funziona meglio, la riorganizzazione del sistema istituzionale, una semplificazione della pubblica amministrazione, quanto potrebbe essere lungo e direi anche noioso questo elenco. Eppure è esattamente ciò che abbiamo iniziato a fare, ciò che stiamo facendo e ciò sul quale saremo giudicati nel maggio del 2017. Allora, in soldoni, che cosa stiamo presentando con il sito che parte oggi? Un lavoro che per il governo sarà coordinato da Graziano e Maria Elena nei rispettivi ruoli, Graziano di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Maria Elena di ministro all'attuazione del programma e anche ai rapporti col Parlamento, perché non sarà semplice la calendarizzazione. Vedo Sesa Amici e vedo che è sicuramente più esperta di tutti noi tre di attività parlamentari, e già adesso abbiamo visto l'intensità del lavoro che abbiamo prodotto in Parlamento e la difficoltà di riuscire a reggere una calendarizzazione, ma siamo certi che di qui passi anche una parte della scommessa della politica. Nella lettera di indirizzo che apre il sito, che sicuramente avrete modo di vedere, il sito è comunque passodopopasso.it, .italia.it, nel passodopopasso.italia.it avrete modo di verificare come, a mio giudizio, se c'è un elemento di novità profondo nella questione delle riforme, sta nel fatto che i senatori hanno votato per il superamento del Senato come lo conosciamo adesso.